Questa direzione artistica, come avete sentito, è molto ampia. Prevede due progetti speciali, uno curato da Nello Mascia, che è Viviani in strada, che partirà a settembre con tre atti unici di Viviani, fatti appunto nei luoghi deputati dove Viviani ha scritto i tre testi. E poi un progetto di inclusione sociale tenuto molto fortemente tra le mani da Davide Iodice. E poi ci sono una marea di novità, a iniziare ringraziando la Scabec, dal museo virtuale della canzone napoletana che verrà messa sotto qui nel teatro. Poi ringraziamo anche la RAI che ci ha donato questo video box con delle videoclip di canzoni napoletane, del grande repertorio storico della RAI, della canzone napoletana, all'interno ci sono addirittura pezzi preziosissimi che vanno dal 1911 ad oggi. Poi al primo piano, naturalmente con calma, si farà la stanza della memoria, quindi un archivio dove ci sarà dentro la storia della canzone napoletana, quindi libri, cantanti, testi, copielle, tutto sulla canzone napoletana. E poi un programma molto ampio, perché ci sono moltissimi giovani talenti che già sono professionisti, come Lebanesis, come Flo, come La Marini, non mi vengono in mente tutti, come Maldestro, come Suona da Iera. E poi il mercoledì invece apriremo le porte del teatro ai giovanissimi, cioè quelli che non avrebbero voce, quindi il pubblico potrà venire gratuitamente ad assistere a questi concerti di questi giovani. E poi ci sono i grandi professionisti, tanti. In primis Nicola Piovani, premio Oscar, appassionato alla nostra cultura, che verrà a fare uno spettacolo che parlerà, come dire, della musicalità napoletana. E poi Gragnaniello, Peppino Di Capri, non vorrei dimenticare, anche Peppino farà uno spettacolo studiato appositamente per noi. E poi, quella è la perla che abbiamo, è lo spettacolo di Roberto De Simone, che debutterà il 24 a mezzanotte qui in teatro, appunto Ninna Nanna, Gesù Bambino, ma insomma poi verrà Noa, che è un'altra cantante straordinaria che ha prestato la sua voce a varie musicalità, e Mauro Gioia e Maria De Medeiros, insomma Gianni Conte, ragazzi, ci sono veramente una marea di protagonisti straordinari. Come città metropolitana abbiamo creduto in questo progetto e ritenevamo il Trianon come grande attrattore e come grande faro per riportare legalità e cultura in questo territorio. Oggi, dopo tre anni di sforzi e con un grande lavoro anche di sinergia e collaborazione con la Regione Campania, abbiamo rimesso questo teatro in una situazione ottimale, e il cartellone e Marisa Laurito, gli ospiti che questo teatro e questa stagione ne la conferma. All'interno di questo cartellone l'impegno sociale e anche per le scuole della città metropolitana, che noi stiamo portando avanti già da tre anni con questo teatro e che continuerà con lei, addirittura con il premio Enrico Caruso da lei annunciato per i licei musicali. Una giornata speciale per Marisa alla direzione del Trianon, uno ci deve essere importantissimo. Si è lavorato con tanto entusiasmo, a cominciare da Marisa Laurito, è un segnale molto bello, molto forte, che viene fatto qua nel cuore di Napoli, e in più si associa a un lavoro che stiamo facendo insieme con il teatro, con l'associazione Altra Napoli, con i comitati di quartiere, il comune e la municipalità, per arrivare presto a un affidamento di cogestione di Piazza Calenda. L'utilizzo del parcheggio ex uffici giudiziari, per capirci, in modo per
consentire alle persone che vengono a teatro di avere il posto dove lasciare la macchina, e complessivamente anche un lavoro quindi di decoro, un segnale importante. Napoli riparte dalla cultura e noi, soprattutto come città metropolitana, siamo stati sempre presenti, abbiamo dato in pieno il nostro sostegno e continueremo a darlo. Non è facile fare teatro ai tempi di una pandemia, però questo è il momento del coraggio. Chi si unisce alla responsabilità, ma bisogna lasciare da parte la paura, bisogna riprendere per quanto è possibile la vita, che è fatta di relazioni sociali e quindi soprattutto culturali.